Questi tedeschi, allarme, allarme, ci mandano tutti al ricovero e poi calo americane, non bombardano mai. Alzo, qui lo avete? Sì, sì, rifugio! Come here, come, su, andare, andare, rifugio! Che mandò? La mamma. Quale mamma? La mamma di Brooklyn, per rivolgere una preghiera a Don Calogero Milazzo. Per tramite di chi? La mamma di Broccolino parlò con te. Tramite Frankie Marzano. Aveva un debito d'onore con Francesco Marzano. E perciò ti aiutai. Non so perché il tuo mondo dovesse piovere qui e non voglio saperlo, però ho provveduto a tutto. La tua posizione in paese è regolare, dopo tutto tu oriundo di questa parte sei. Tutti in paese sanno che sei tornato dal continente perché ti morirono i genitori. E sei venuto a vivere con l'unico parente, Don Liborio, il parroco di Santa Rosalia. È mio prozio. Infatti. E Beccariedo? Un poco svanito di testa. È felice di rivederti, anche se non si ricorda bene di te. Per svolgere la mia attività avrò bisogno di una occupazione apparente. Noi diciamo una copertura. Lo vedo io. Ma dovrebbe trattarsi di un'utilità presso gente ingenua. Voi mi capite, Don Calogero? Ingenua? Gente sempliciotta, che non mi faccia troppe domande, che non mi metta
in difficoltà. Insomma, amico mio, vuoi gente ingenua o cretina? No, perché se la vuoi cretina, di cretini in paese due soli ce ne sono. Disonesto, adescatore di femmine indifese, ma l'onore della sua giovinezza salvo e lo difendo io. Buffone! Io non adesco nessuno, le donne da me ci vengono da sole. Come osi? Guarda questo. Reggetemi, reggetemi! Se lo affetto lo faccio questo, ma è possibile tutti i giorni stessa storia, già? Quello un fetoso è. Io sto corteggiando le ragazze e lui con la scusa di essere caffo por dames l'attira nel suo negozio e la circuisce. Io un gentiluomo sono, non uno sporco barbiere come te. A me sporco barbiere, lasciatemi! Benché cugino carnale t'ammazzo lo stesso! Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! Pagliaccio! Non vedi che ti hanno lasciato? Come mi hanno lasciato? Uè, ma che mi volete mandare in galera? E sentimi bene tu, è vero che sono un cafone, un barbiere come dici tu, ma sono anche un uomo e ho l'arma da uomo, il rasoio. E tu ci si sveo, cosa poni? Questo ferro da ricci che non taglia e non punge e che io spezzetterò con la mia mano? Ah, brucia, acqua, acqua, sono il mucchio scemo dei barbieri. Ah, ah, disgraziatissimo individuo e disgraziatissimo pure questi bombardieri americani che non riescono a bombardare questo benedetto paese. Basterebbe una bomba sul negozio di quel presuntuoso. Sì, una bomba, come le rondere quando fanno il loro bisogno. Zaff, via. Ma cosa penso, ma che fate, da solo? Baciamo le mani, passare pure, ce l'ho con chi sei. Accompagnato in paese, con Giorgio Romilazzo. Dunque, ho pensato di farti una visita... Mentre l'aspetto, fammi mangiare la barba. Accomodati, vi servo subito. Facciate un bambino. Scusate, è un po' sporchino. Lo giriamo. Ecco fatto. Don Calogero Milazzo è venuto personalmente di persona in paese. Ma signore, è andato da tuo cugino Ciccio. Mio cugino, da quel rognoso. Scusate, Massaro Autore, ma so il pensiero che un pezzo grosso dell'onorata società vada a trovare quel fetoso nella bolla del sesso. In distrazione. Viene sto pazzo. Se lo fai un'altra volta, ti taglio il naso con sto cudetto. Io vi ho sempre voluto bene. Ora procedo. E prego, dopo di voi. Prego. Chi è sto coso? Scusate, quello da combattimento. Eccolo. Ma che stai facendo? Già. Ora, che mi vai a comprare? La barba. Senza sapone mi fai la barba? E voi pensate al sapone con tutto quello che c'è in testa? Sì, signore, scemonito, voglio una saponata. Volete la saponata? A voi. Effeminato. Io vi ringrazio del grande onore che mi avete fatto venire qui, Don Calogero, ma come vi dicevo, non ho bisogno di aiutante. Ho già il garçon. Bouquet. Garçon, licenza straniera dal francese Picciotton. E io ti dico che hai bisogno di un aiutante. E te l'ho portato. Io vi dico di no. Vi ringrazio, ma proprio... Io, Don Calogero Milazzo, ti dico che hai bisogno di un aiutante. Punto e basta. Ma certo, sicuro che ne ho bisogno. L'ho sempre cercato un disperato. Ma poi mi sembra anche un bravo ragazzo. Per di più è nipote di Don Liborio. Mio nipote. Ma è solo che io non me lo ricordo tanto bene. Posso chiedere almeno se sa fare il coifer? Se Don Calogero Milazzo ti dice che lo sa fare benissimo. Tu che dici? Che dici? Che dico?
Dico che è Figaro! Che cosa è andato a farci in un collegio? La grillatuccia puzzolente del mio cugino. Ma dico io, chi può cercare un individuo del genere? Sono uno che deve andare a pesca e gli serve un mezzo. Buongiorno, Massaro Tupi. E questo che è? Ah, già, scusate, lo devo portare dal dentista. Ecco qua, lo devo fare. E vi lavo i capelli. Non vi preoccupate, l'acqua pulita e la cambio ogni sei clienti. Basta, mi deve fare, hai capito? Già, mi dovete scusare, Massaro Tupi, ma tutta la colpa è di quel disgraziato, sono distrattissimo. Vi faccio subito la barba. Non va bene. Ma vuoi stare a fermo, a tempo deve stare. La mia Rosina. Divina, divina. Vado là, bottino. Signorina Rosina, bellissima. Bacio per mia nipote che la riesce a saluto, ma ritira le mani. Ma io ho intenzione, sì, sono giovanotto. Belloccio, benestante. Mia nipote non gradisce di essere fermata per strada come una svergognata dei settantenni. Ah, scusassero. E ora ci lasciasse procedere. Mia nipote deve andare dal coiffeur a farsi la messa in piega dei capelli. No, no, da mio cugino no. La Rovena, Rosina, perché non venite da me? Voi? Un barbiere? Sì, vabbè, sarò barbiere, però possiamo organizzare. Potrei fare la barba a voi. Scostumato! Rosina, andiamo. Rosina, non andare! Rosina, non mi lasciare, Rosina! Rosina! Ah! Ai, ai! Donna Maruzza stimatissima, donna Rosina incantevole, quale onore avervi nel mio locale. Accomodatevi, donna Maruzza, prego. È sempre un piacere avervi nel mio atelier. Che facete? Giove. Sì, don Calogio. Vieni. Pardon. Come andate? Ho pensato di farmi la barba. La barba? Io, ma io sono un cuffiere pur da messi. Sono 10 anni che non faccio una barba. E ora ne fai una. Veramente devo servire la signorina. Lo noto. Il principale è occupato con me. Pensa tu alla signorina. Io? Ma che faccia? Io non l'ho mai visto. Chi è? Una pacissima. È venuta ora dal continente. Mi siete fidati in ogni senso. È nipote del signor parroco. In tal caso, Rosina, puoi metterti in piega. Garçon? Bene, io torno in canonica. Siolodato Gesù Cristo. Sempre siolodato. Sempre siolodato. Oggi è sempre siolodato. Facciamo anche i capelli? Come volete. Quel rognosone sicuramente la sta corteggiando, ma io lo sorveglio. No, guarda che sta fatto. Vengo, vengo. Massaro Tupi, voi mi dovete scusare, ma io quando vedo Rosina per le strade non ragiono più. Impazzisco, è una creatura divina, la dea dell'Olimpico. Venere, la dea dell'amore. Diana, la dea della caccia. Minerva, la dea dei ciarini. Vi voglio confessare una cosa. Questo per te, mi piace. Io con la signorina Rosina ho intenzione seria. Io l'amo. L'amo. L'ami. Ah, amo. Io adoro. Ai, ma dove guardi? Ma da gas. Vi chiedo perdono e misericordia, don Calogero. Ci mettiamo un certino, eh? Siamo organizzati. Acciaino. Vorrei tanto riuscire a servirla bene. Ci riuscirete senz'altro. Beh, che mi sussurrate lì? Niente, zia, non si parla.